Insieme in Meta, questo il nome del progetto che porterà il gioco del rugby nelle scuole aretine, un'iniziativa di Vasari Junior Arezzo, Federazione Italiana Rugby, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, che questa mattina hanno siglato un protocollo d'intesa. È un progetto che chiaramente privilegia la parte formativa ed educativa dei ragazzi, perché all'interno del nostro sport c'è questa vocazione chiaramente di sviluppo della formazione e della crescita dei ragazzi, oltre chiaramente al lato sportivo. Visto che la famiglia, quando ci affida appunto a noi dei ragazzi, punta molto su questo valore della crescita, della formazione e del rispetto, che sono i valori del nostro sport. Questo connubio con la scuola fa sì che i ragazzi acquisiscono maggiormente questi valori e poi possono essere pronti a affrontare le difficoltà della vita quotidiana. Abbiamo deciso di fare questo perché è nostro compito mettere in contatto scuola e enti del territorio, in particolare in ambito sportivo, con quegli enti che vogliono promuovere valori positivi all'interno della scuola, facendo comprendere come lo sport è parte integrante della vita di ogni giorno. Il gioco del rugby dunque entrerà nelle classi delle scuole primarie di Arezzo per dare importanza ai valori e allo spirito di questo sport ancora troppo spesso poco conosciuto. L'obiettivo è quello di sviluppare un percorso di almeno due mesi e mezzo in ciascuna classe che vorrà partecipare, in modo proprio da far passare non solo l'aspetto fisico ma anche quello dei valori che sottostanno al nostro sport. Questo perché, per la sua natura, il rugby è una sana prevenzione ai fenomeni di bullismo, quindi è inclusivo, perché nel rugby si può giocare con tutti gli aspetti fisici, diciamo, c'è posto per il magrolino, c'è posto per quello più robusto, c'è posto per il forte, per il veloce, e quindi accoglie veramente tutti. E in più, come dicevo prima, dovendo sottostare a dei valori, perché per fare squadra bisogna conoscersi, fidarsi e sostenersi, aiuta proprio a superare delle dinamiche che possono essere sgradevoli e creare difficoltà all'interno degli ambienti scolastici.